al Presidente del Comitato 12 giugno, vittime del lavoro, del dovere e del volontariato, che ringrazio a nome del Presidente Draghi che mi ha dedicato per essere presente qui con voi. Grazie per il lavoro che fate, per la meritoria opera che salda il dovere della memoria e il bene civile. Elementi fondamentali per la qualità della democrazia in un paese, se è vero che l'esercizio della memoria non è artificio retorico, piuttosto assunzione di responsabilità sociale e politica, perché quanto è accaduto non torni a ripetersi, mai più. La memoria come sprone ad agire di ognuno di noi. Voi dite una giornata per non dimenticare mai. Lasciando un segno visibile nello spazio fisico della comunità, per non essere soli dal grido di orrore di famiglie, spezzate dalle morti sul lavoro. Qui oggi rendiamo onore, insieme a chi è caduto per male della criminalità mafiosa, a chi ha perso la vita portando la propria passione di scile e generosità umana, oltre che dedizione e competenza. In modo da garantire le elementari condizioni di vita degna significa correre un rischio altissimo. Con queste donne e questi uomini caduti nello svolgimento del loro lavoro, noi oggi stringiamo un patto di responsabilità. Perché deve essere questo il compito della buona politica e della buona amministrazione. Affrontare i vulnus, per quanto possano apparire impegnativi, complessi, sfidanti, ed essere capaci di individuare strumenti e soluzioni. I dati ci consegnano un quadro terribile, come avete richiamato tutti prima. Un quadro che interroga le coscienze di ognuno, nessuno si sente escluso. Guardi la dice recentemente il Presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando a nome dell'intero governo. Con una media di oltre 3 morti al giorno sui posti di lavoro, l'Italia si conferma purtroppo al di sopra della media europea. Dobbiamo investire sulla cultura della prevenzione e sulla vigilanza. Per questo, oggi alla convocazione della cabina di regia per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza previste dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il governo ha delineato nel quadro previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una specifica linea in forma alla lotta al sommerso e al potenziamento delle attività di vigilanza, perché spesso i morti sul lavoro accadono anche in quelle realtà dove c'è lavoro nero, dove c'è lavoro sommerso. E ha indicato l'urgenza di una strategia d'azione più compiuta e puntuale per rafforzare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e implementare strutturalmente i controlli. È in questo quadro che si inserisce l'avvio delle procedure per l'assunzione di 1.084 nuove persone nel corpo dell'Ispettorato del Lavoro, oltre alla possibilità di assumere altre 1.000 persone a fronte delle 4.500 unità attualmente in servizio. A questi bisogna aggiungere ulteriori assunzioni che potranno essere effettuate con le risorse presso stanziate nel prossimo provvedimento normativo. Le imprese che rispettano le regole non hanno e non devono avere paura dei controlli. Potenziare l'Ispettorato del Lavoro, potenziare le attività di controllo significa combattere anche la concorrenza sleale. Chi è fuori dalle regole mette a rischio la vita dei propri lavoratori, ma mette in discussione l'esistenza anche delle imprese che competono nelle regole. Non a caso ho voluto riprendere alla lettera le dichiarazioni del Premier Draghi, perché confermano un'attenzione, una determinazione e sensibilità istituzionali preziose. E perché noi tutti dobbiamo essere consapevoli e fieri, ognuno nel proprio ruolo e funzione, di una strumentazione normativa quale quella in essere per
il nostro paese che è tra quelle più avanzate a livello mondiale. Mi riferisco alla norma contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura, che ha consentito di emergere al nord e al sud, che sfruttamento, riduzione di schiavitù, illeciti penali, condizioni di lavoro ai limiti dell'umano, e che ha messo in campo lo strumento della rete del lavoro agricolo di qualità e del piano biennale contro il caporalato su cui stiamo lavorando. Lo dico con chiarezza, non abbiamo bisogno di nuove leggi. Chi dice che bisogna fare nuove leggi è agire problema. Noi non abbiamo bisogno di nuove leggi, abbiamo bisogno di più rispetto delle norme che esistono, abbiamo bisogno di più vigilanza e controllo. Abbiamo bisogno di più cultura della tutela del lavoro. Abbiamo bisogno di formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, degli addetti alla sicurezza e di chi, indicato dal